Il 21 maggio del 1922 quest'uomo, Luigi Burlando, segna uno dei gol più clamorosi della storia della nazionale. Quel giorno l'Italia, trascinata da Adolfo Baloncieri, autore di una doppietta, travolge 4-2 il Belgio. La quarta rete la realizza proprio Burlando. Luigin, come veniva affettuosamente chiamato, rinvia una palla di testa dalla tre quarti. La palla punta dritta alla porta belga, fa 40 metri e beffa il portiere avversario De Bie, dando all'Italia il quarto gol dell'incontro. Un gollonzo, si direbbe oggi. Per Burlando, che di lì a poco vincerà due scudetti con la maglia del Genoa, quello resta l'unico gol azzurro della sua carriera.